Nella pienezza del messaggio pasquale in cui la vita ha sconfitto la morte, dai reparti del Policlinico San Martino di Genova è giunto un lieto messaggio di speranza. In quelle stanze, dove ormai da mesi si sta combattendo la lotta contro il coronavirus, è venuta alla luce la piccola Emilia, partorita da mamma Laura, con l'assistenza a distanza di papà Aldo. Sì, perché il personale del reparto di ostetricia e ginecologia, che ha dotato di misure di sicurezza anche le partorienti, ha voluto restituire alle famiglie la felicità di questo momento. È un'idea di restituzione, volevamo restituire la felicità che questo tempo ha sottratto alle coppie, perché in sala parto abbiamo scelto di non far entrare i compagni, proprio per rimanere rigorosi all'idea di riservare gli spazi sanitari ai pazienti e ai sanitari soltanto. L'idea però che fossero private di questa felicità, che questa intimità particolare là ci disturbava. Allora la tecnologia ci è venuta in aiuto, l'idea di poter trasmettere il parto, ma di poter trasmettere le immagini anche del partner che ha aiutato la paziente a stare serena, ad avere una sicurezza, ad avere un riferimento, quello che peraltro aveva avuto in tutta la gravidanza. Mentre mamma Laura era in sala parto, papà Aldo seguiva l'evento in diretta dalla propria auto parcheggiata all'esterno del padiglione 2 del Policlinico. Eravamo un po' preoccupati di disturbare l'un l'altro, meno male magari di creare scompiglio più che altro anche per l'equipe. Invece è stata una cosa molto bella perché abbiamo tutti interagito. Una vicinanza effettiva, anche se attraverso uno strumento virtuale, che ha accompagnato la nascita delle piccole Emilia di 4,2 kg. L'esperimento è stato positivo, tanto che la direzione ha deciso di mettere a disposizione dei genitori che vorranno questo servizio. Sin da subito mi sono reso conto della vicinanza che avevo a me, che meno male, del sostegno anche che riuscivo a dare a mia moglie, anche se facendo poco perché il lavoro non l'ho fatto io, però mi sentivo vicino e penso che anche mia moglie, meno male, sentisse la mia vicinanza, che è stata una cosa meravigliosa. Poche informazioni, sottovalutazione iniziale del problema a tutti i livelli, linee guida sempre aggiornate, carenza di personale, assenza di dispositivi di protezione individuale. Ecco come hanno lavorato con dedizione negli ultimi 45 giorni le strutture residenziali extraospedaliere, che comprendono le residenze per anziani, ma anche quelle per disabili, per minori in difficoltà, per persone con problemi di dipendenza, per pazienti psichiatrici. Un arcipelago che accoglie in Liguria 20.000 persone, dove lavorano 15.000 operatori, un arcipelago di 14 sigle che ha sottoscritto con patto un documento pubblico dal titolo Noi restiamo umani, in cui spiegano come abbiano affrontato in questo mese e mezzo un'emergenza che è cresciuta di giorno in giorno. La prima fase è stata focalizzata molto sull'intervento d'urgenza, sull'intervento ospedaliero, ma le strutture c'erano anche allora. In queste strutture opera il personale sanitario e sociosanitario. Nella misura operava in cui era prevista per fare delle cure di lungo termine, per curare le cronicità. Con l'arrivo di questa epidemia le cose sono cambiate. Abbiamo chiesto a tutto il nostro personale di fare enormi sacrifici ed è questa la prima cosa che io voglio riconoscere. Secondo i dati ufficiali, le strutture dove è arrivato il contagio in Liguria sono circa il 30-35%. Qui sono stati adottati protocolli rigidissimi, ma è pur vero che il lavoro con la fragilità è un lavoro di contatto fisico stretto. E le residenze hanno pagato un prezzo salato quando il sistema ospedaliero è andato in sofferenza. Sono stati riaperti dei bandi di concorsi per il personale infermieristico e gli infermieri che sono andati a lavorare in ospedale erano infermieri che lavoravano spesso in strutture private. Senza contare le difficoltà a far lavorare il personale in sicurezza. C'è stato un momento in cui queste mascherine non si trovavano e addirittura ci venivano sequestrate. Nel nostro piccolo, noi enti, ci siamo messi insieme, abbiamo fatto ordini in Cina che hanno tardato 3 settimane ad arrivare e qualcosa di questo ordine è stato sequestrato alle dogane. Questa era la situazione che abbiamo vissuta. L'urgenza oggi dunque è più che mai la cura e a questo compito nessuno si sottrae. Il nostro Tiguglio è ricchissimo di organizzazioni di cura, di centri di cura, di residenze protette, di strutture per la salute mentale, di strutture per le dipendenze, di strutture per i minori. Bene, quello che io mi sento di dire è che in tutti questi centri oggi si vive un'urgenza di cura, un desiderio di cura. Nessuno chiede di chiamarsi fuori. Nessun operatore ha accampato strane, richieste, malattie o che per non esserci. Tutti continuano ad esserci.
Se sulla costa romagnola c'è chi pensa delle paratie in plexiglass per proteggere i singoli ombrelloni, anche in Liguria si fa il punto su quello che sarà, se ci sarà, la prossima stagione estiva. Per il momento, anche se Regione Liguria ha dato il via libera da oggi al ritorno al lavoro per i balneari, la situazione ancora non è chiara. Siamo ancora in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Comune. Cioè, noi abbiamo la possibilità in effetti di iniziare a scendere a montare gli stabilimenti, però vorremmo essere più sicuri sul comportamento che dobbiamo tenere sia nei confronti dei dipendenti che nei confronti sia delle distanze, dell'operatività, se si deve fare per l'inizio dell'attività, se si devono fare comunicazioni di un certo tipo più a un ente che a un altro. Qualche problema in più la Liguria lo registra, in vista dell'estate, rispetto ai balneari, ad esempio della Versilia o della Romagna. I clienti storici chiamano gli stabilimenti del Tiguglio, chiedono come va, qual è la situazione, promettono di venire non appena ci sarà la riapertura, ma davvero nessuno sa qual è il futuro. Assicurare le distanze tra i clienti sarà davvero complicato. Loro hanno mediamente davanti, hanno una profondità di spiaggia ancora di 60-70 metri, poi con un fondale molto basso, quindi c'è poco rischio del mare, di mareggiate. Noi qui siamo piccoli e stretti. Molti quest'estate non avranno più le ferie perché sono state utilizzate in questo periodo. Insomma, nonostante lo spiraglio offerto dalla regione, gli imprenditori balneari cominciano a fare i conti della prossima stagione. Rilevare un 30% dei lettini o degli ombrelloni per certe aziende può essere pesante. C'è da tenere conto che ci sono stati i nostri colleghi che hanno fatto investimenti importanti, c'è chi addirittura ha comprato la concessione pochi anni fa, c'è chi ha avuto danni estremamente gravi nella mareggiata del 18. Non tutte le librerie della Liguria hanno riaperto e chi l'ha fatto cerca ancora di capire come poter lavorare rispettando le norme anticontagio. Per il momento si prova con la dotazione di igienizzante, contingentando gli ingressi in negozio, diminuendo il tempo di permanenza tra gli scaffali. In generale si consiglia alla clientela di arrivare in libreria in questi giorni con le idee chiare. Noi sui social, su Facebook e su Instagram abbiamo chiesto la collaborazione dei nostri clienti anche in questo senso, cioè cercando di contattarci magari prima nel telefono, tramite i social, per arrivare in qualche modo preparati, in maniera che tutti possiamo collaborare in questo senso. Cioè, il tema fondamentale è la sicurezza, no? L'apertura decisa dal governo ha avuto sicuramente un valore simbolico. È stato il tentativo di rialzare la saracinesca sul mondo della cultura. Ma le librerie, dice Mecca, non sono solo un simbolo, sono un'attività commerciale a tutti gli effetti, che coinvolge peraltro un delicato sistema economico, dove rientrano anche editori e distributori, e che, considerando che in questo periodo c'è grande desiderio di libri e di lettura, spera di poter contare sul legame e sull'affetto della clientela anche nel futuro. Va benissimo la vendita online, va benissimo l'opportunità, tutti diciamo usufruiamo di fare acquisti online, ma poi il negozio fisico, la possibilità di parlare, la possibilità di entrare per un consiglio, per semplicemente sfogliare un libro, una cosa importante sarà quando si riuscirà a tornare alla normalità, ricordarsi di quanto le librerie siano preziose, sia per il loro aspetto diciamo culturale, il loro aspetto anche economico per il benessere del paese, perché altrimenti non si riesce. Un provvedimento ad hoc per i lavoratori stagionali che stanno soffrendo particolarmente lo stop delle attività. Regione Liguria allo studio un intervento specifico per quei lavoratori che sarebbero stati assunti in vista della stagione estiva e che invece ora non hanno un reddito. Solo chi ha avuto un contratto prima del 17 marzo, infatti, può usufruire della cassa integrazione. Ieri sia il ministro Franceschini che la ministra del lavoro Catalfo si sono impegnati a risolvere questa problematica, diciamo così, con un contributo mensile che però nella maggior parte dei casi non si avvicinerà a quello che è il normale stipendio di questi lavoratori, per cui anche come regione stiamo studiando qui insieme alle associazioni sindacali e alle associazioni di categoria datoriali
un modo per poter intervenire naturalmente come politiche attive del lavoro e quindi eventualmente con alcuni percorsi di formazione e altro uniti a un minimo di rendita mensile da poter sommare a quella statale. Intanto da ieri per i titolari degli stabilimenti balneari è possibile iniziare quegli interventi di manutenzione delle strutture che sarebbero comunque indispensabili in vista di un'eventuale riapertura delle attività. Dobbiamo fare i conti su come questo turismo potrà manifestarsi, cioè su quali saranno le regole con cui gli italiani potranno viaggiare, su come si potranno ospitare negli hotel per primi, ma poi nei campeggi, nei bar, nei ristoranti, negli stati balneari. Su questo siamo al lavoro. Proprio oggi abbiamo fatto una commissione con il presidente Toti e vari esponenti di tutti i settori, poi faremo delle sottocommissioni settore per settore per capire come e quali esigenze sono quelle della Liguria per poi poterle coniugare con le regole che verranno stabilite a livello nazionale dalla commissione di Colao che sta pensando alla ripartenza e quindi alla fase 2. Quello che è facile dire resistiamo tutti assieme perché ricomincerà il turismo, però è anche chiaro che bisogna fare i conti con le proprie tasche, con le economie delle proprie aziende. Quello che io posso dire è che abbiamo superato una grande crisi che è durata 7-8 anni e stavamo uscendo bene dal 2015 in poi in termini di arrivi e di presenze. Quello che posso dire, io crediamo che ci sarà un futuro senza Covid e un futuro in cui i turisti torneranno in Liguria. Impegnata nella gestione dell'emergenza, la Regione Liguria sta in questi giorni pensando a come progettare la ripartenza per farsi trovare pronti quando sarà l'ora della cosiddetta fase 2. Molta pressione per le imprese del commercio che sono legate al turismo e quest'estate non potranno certamente contare su un afflusso rilevante di persone. Perché adesso dobbiamo costruire delle strategie di sostenibilità. In particolare io ritengo attraverso prevedere dei protocolli comportamentali che rispettino tutte quelle precauzioni necessarie e che rendano quindi possibile ricominciare a esercitare le attività imprenditoriali. Eventuali restrizioni e misure dovranno essere decise a livello nazionale e regionale. Anche i comuni però possono fare la loro parte, confrontandosi con gli operatori del settore e proponendo iniziative che permettano di diversificare la presenza delle persone sul territorio. Ma allora, in un'ottica generale, credo che come c'è stata una chiusura che ha rispettato un principio di gradualità, altrettanto ci vorrà una gradualità nelle riaperture. Poi sul tema specifico di Santa Margherita, io credo che noi dovremmo da una parte sicuramente garantire le precauzioni necessarie per la tutela della salute, ma dall'altra dobbiamo anche rispettare e la libertà individuale e il concetto della bellezza che è l'elemento caratteristico del nostro territorio. Quindi nessuna soluzione insensata, cercheremo di farci guidare al buon senso e di fare in modo che le persone possano godere la bellezza del territorio, vivere la propria vita individuale in libertà, però rispettando quei principi fondamentali che garantiranno la salute in un contesto sociale. Io credo che ad esempio nel momento in cui rispetteremo le distanze interpersonali anche in contesti sociali nei quali è prevista l'affluenza di più persone, come ad esempio una spiaggia, questo è più che sufficiente perché ciascuno possa poi godersi una estate in maniera adeguata. 6 milioni di euro da Regione Liguria alle imprese e ai lavoratori del settore turistico per favorire la ripartenza ed aiutare a contenere i danni dell'emergenza coronavirus. L'accordo, sottoscritto insieme ad associazioni datoriali e sindacati, prende le mosse dal patto del turismo e lo rimodula per far sì che imprese ricettive, bar, ristoranti possano riaprire e dare occupazione ai lavoratori stagionali e non. Abbiamo ritarato il piano sia nel valore complessivo economico che passa a 6 milioni di euro, ma anche per gli scopi da raggiungere, che sono quelli di contribuire a far sì che le imprese ricettive, non solo perché è stato esteso anche a bar e ristoranti, possano veramente aprire e riescano a contribuire a dare maggior occupazione tra chi finora è rimasto senza lavoro. Di questi 6 milioni, 2 milioni e 400 mila euro sono assegnati a bonus aziendali per le imprese, 3 mila euro per ogni assunzione con contratto subordinato a tempo determinato di almeno 4 mesi, 4 mila euro per contratto superiore ai 5 mesi e 6 mila per contratto a tempo indeterminato.
I 3.600.000 euro restanti sono destinati a chi si trova in stato di disoccupazione per dare un supporto in caso di prolungata assenza di lavoro attraverso due percorsi differenti. Uno di formazione fruibile a distanza, combinato con indennità di partecipazione mensile di 500 euro al mese per un massimo di 5 mesi. Il secondo di tutoraggio aziendale, sempre a distanza, con aziende del settore, anch'esso con 500 euro di indennità per 5 mesi. Riteniamo che è il primo grande intervento che viene fatto per il campo turistico ampiamente inteso, in attesa che anche a livello governativo ci siano ulteriori interventi mirati al mondo turistico. Per la Liguria il segmento del turismo è molto molto importante ed è giusto dare fiducia, sì, chiedere anche sacrificio agli operatori del turismo, ma anche aiutarli. Si potrebbe ripartire su base geografica e quindi per esempio lasciare liberi i cittadini di Chiavari di andare in porto e usare la loro barca, e poi lasciare liberi i cittadini, che ne so, della provincia di Genova e della Liguria, se la regione ha la possibilità di dichiarare questo. In barca non ci sono serissimi problemi di vicinanza, nel senso che tipicamente sono le famiglie che vanno, che già oggi stanno assieme in casa loro e andrebbero a trasferire, tra virgolette, la loro casa nella loro barca. Quindi una ripartenza graduale su base geografica e poi, in base alle disposizioni del governo e a cosa succederà, apertura anche a chi viene da altre regioni, che implica la possibilità ovviamente di viaggiare in autostrada o di viaggiare in treno, che ha i suoi problemi di nuovo di limitazioni sulle vicinanze, e poi a livello internazionale, che sarà la cosa più difficile, insomma. Perché spesso e volentieri sentiamo parlare di scordatevi di andare all'estero per un bel po' di anni. Poi ci potrebbero essere altre differenziazioni su base dell'età delle persone, eccetera, ma sostanzialmente una ripresa graduale partendo da chi è nelle vicinanze del porto, a cui venga consentito di uscire in una maniera cautelativa per le persone, quindi uso di mascherine, uso di guanti, considerare la barca come loro casa e vedere cosa può succedere. Nel 2019 sono cresciuti di quasi il 30% i prestiti erogati dalla sezione di Levante della Fondazione Antiusura nei confronti di quei soggetti in difficoltà economica che per ragioni diverse non possono accedere ai tradizionali canali di finanziamento bancario. 16, per un totale complessivo di 107.800 euro erogati, i casi che hanno visto concludersi fattivamente l'attività di ascolto e consulenza, con somme stanziate comprese tra i 20.000 e il migliaio di euro. Nel 2018 erano state 14 le situazioni di difficoltà sostenute per un importo complessivo di 84.750 euro. Un indicatore delle crescenti difficoltà delle fasce deboli è dato dal numero delle persone che si sono rivolte alla sezione chiavarese, 90, numero ben più alto del dato del 2018 che era fermo a 72. Gli ascolti solo in una piccola percentuale diventano finanziamenti attivi. Il primo passo che chiedono i volontari del centro per poter iniziare la loro attività gratuita di sostegno è la presa di consapevolezza del problema e la volontà di risolverlo assieme. La condizione essenziale che vogliamo, nel caso di famiglie, che sia coinvolto dalla famiglia. Noi non interverremo mai, mai, mai su una persona che non coinvolge il marito, la moglie, il compagno o la compagna. Noi vogliamo che la famiglia sia coinvolta. E sa quanto è difficile questo con chi gioca d'azzardo? Sovente viene e sta nascondendo alla famiglia la situazione di difficoltà. Il primo passo è ferma tutto, parlane con la famiglia. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la metà degli assistiti risiedono nell'area del Chiavarese e rispettivo entroterra, ai quali sono andati però i due terzi delle somme erogate. 2 gli assistiti nel distretto di Rapallo, 6 in quello del Tigullio orientale, territorio che si è caratterizzato per l'erogazione di somme più piccole ma altrettanto preziose. Tra le cause ricorrenti che hanno compromesso gli equilibri finanziari degli assistiti si trovano la scarsità e la precarietà del lavoro, l'uscita dal mercato di lavoratori autonomi e commercianti che non sono riusciti ad ottenere risultati gestionali positivi, problemi che in prospettiva nel prossimo futuro, a causa della situazione contingente legata al coronavirus, sono destinati ad aumentare. Siamo altamente preoccupati, ci aspettiamo e tutta la fondazione sta studiando come poter intervenire con i mezzi che abbiamo e con le disposizioni che noi operiamo in ambito di una legge ben precisa per intervenire, per sostenere tutte queste situazioni che si andranno a verificare.
Oggi dalle pagine dei giornali la ministra dell'istruzione Azzolina lascia intendere che non si tornerà a scuola almeno fino a settembre e d'altra parte scuole e insegnanti ormai lavorano in questa prospettiva, ma in assenza di indicazioni chiare nella fase dell'emergenza le famiglie hanno dovuto far fronte ad un'autentica rivoluzione digitale domestica. Non tutti però hanno PC e tablet in casa. Regione Liguria ha stanziato 1,5 milioni di euro per gli studenti che frequentano la scuola pubblica, 1 milione per gli studenti della scuola paritaria e 1 milione per la formazione professionale. I soldi serviranno per acquistare dispositivi digitali o il traffico dati necessario. Anziché pensare che la scuola pubblica fosse già coperta, come in realtà dovrebbe essere dal Ministero, abbiamo comunque voluto dare un'attenzione importante agli studenti della scuola pubblica, pensando che ci fosse necessità di un ulteriore supporto. E abbiamo appunto esattamente stanziato la cifra che aveva pensato il Ministero. Quindi la misura di Regione Liguria è sostanzialmente complementare a quella che ha dato il Ministero e non si somma, nel senso che una stessa famiglia non può avere sia il tablet che arriva dal Ministero, in quel caso tramite la scuola, e averlo anche tramite voucher di Regione. E abbiamo voluto dare un segnale di sostegno alle famiglie che hanno iscritto i figli alle scuole paritarie, sostenendo anche per loro la spesa per l'acquisto dei tablet. La spesa sostenuta andrà dimostrata anche dopo l'acquisto stesso, perché diverse famiglie non possono permettersi di anticipare i soldi per comprare un dispositivo. C'è un aspetto relativamente alla gestione del sistema scuola delicato ed è quello relativo alla parte pratica della formazione professionale. In attesa di indicazioni chiare dal governo, un punto sembra non sfuggire: gli esami dovranno essere sostenuti, se non ora, fra qualche mese. Aspettiamo di capire che cosa accade. 18 maggio, non 18 maggio, si rientra, la maturità come viene fatta, come non viene fatta. È chiaro che se dovesse essere ancora una possibilità di rientro, la percorriamo tutta e chiaramente sarà così. Se non ci dovesse essere, e a quel punto non mettiamo e non deroghiamo e non ci prendiamo la responsabilità di portare in aula dei ragazzi, certo, a differenza certo. Di altri che in aula non vanno, non sto dicendo questo. Però non credo che sia neanche corretto pensare che chi deve dimostrare di saper fare un mestiere lo possa fare a distanza, perché dimostrare un mestiere, una professionalità manuale, è diverso dal fare un'interrogazione. Quando sarà possibile riaprire le attività commerciali ritenute non essenziali? Quali sono le condizioni con cui si dovrà garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti? Questi sono i principali nodi che dovrà sciogliere il governo per consentire la riapertura degli esercizi commerciali rimasti chiusi in questo periodo. Al momento nel settore domina l'incertezza e la preoccupazione. Allora, si è creata una situazione duplice. Da una parte le attività che lavorano e che lavorano anche in maniera intensa, e mi riferisco agli alimentari e alle farmacie, e hanno una preoccupazione, come dicevo prima, di sicurezza sul lavoro. È la prima loro preoccupazione e la loro prima ansia che hanno. Dall'altra parte c'è una categoria, un settore merceologico che è completamente fermo, chiuso già da oltre un mese, e loro sono preoccupati per la riapertura. Non si sono ancora posti il problema della sanità, ma si stanno ponendo il problema economico, che è di importanza notevole. Quindi dobbiamo cercare di far coincidere queste due realtà, quella sanitaria e quella economica, perché è un elemento fondamentale anche per una ripartenza. Altro motivo di apprensione riguarda quali saranno le modalità con cui la gente potrà uscire e di conseguenza comprare, e quanto peserà l'assenza parziale dei turisti per il commercio in Riviera. Intanto, la priorità rimane la sicurezza e anche su questo versante si attendono indicazioni precise sulle misure da adottare per la riapertura. Le garanzie di sicurezza devono essere, tutelate e garantite da dispositivi di protezione individuale, mi riferisco alle mascherine, ai guanti, a pareti di plexiglass dove è possibile, e soprattutto quello che è la sanificazione degli ambienti dove andremo a lavorare e dove il cliente verrà accolto. Allora, signor Sindaco, lei ci dica qualcosa intanto di com'è la situazione sanitaria nella vostra zona. Ma guardi, Don Fausto, noi per il momento siamo veramente
miracolati, abbiamo la possibilità di poterci dichiarare immuni al contagio. Fino al momento non abbiamo registrato alcuna forma di contagio sia sul paese, quindi fra i residenti, e sia nella residenza sanitaria assistita di Padre Semeria, che diciamo è una delle residenze anche più importanti, insomma, di tutta la provincia di La Spezia. Quindi per il momento, insomma, ci riteniamo veramente molto molto fortunati e speriamo che questa condizione possa continuare in questo senso, perché tutte le notizie che ci arrivano anche dai comuni limitrofi, insomma, sono comunque di situazioni anche abbastanza preoccupanti, e quindi cerchiamo comunque di fare la nostra parte con costanza, con attenzione, cercando di gestire al meglio questo momento che sicuramente è veramente imprevisto, ma è altrettanto anche, insomma, un'occasione per poter tirare fuori le energie migliori, anche cercare di riflettere in noi stessi quali possano essere veramente i valori importanti, insomma, a cui rievocare in questo momento anche di difficoltà. Nei momenti di difficoltà, io dico sempre, ho detto anche ai miei concittadini in alcuni messaggi audio che ho cercato di trasmettere sia durante le prime settimane, insomma, del momento di crisi, anche per gli auguri di Pasqua, cerchiamo di non far passare questo momento di difficoltà inutilmente. Io credo che Madre Natura in questo momento ci stia dando una grande lezione di umiltà. Forse Papa Francesco diceva ultimamente che non possiamo pensare di poter essere sani in un mondo malato. Noi avevamo questa ambizione, questa presunzione di ritenerci sani, di ritenerci immortali, ecco, in un mondo che comunque sia era malato anche per causa nostra, perché l'essere umano, il genere umano sicuramente ha anche sfruttato e ha imposto anche in modo disordinato forse la sua egemonia in questo mondo, e forse Madre Natura ci ha voluto anche dare questa lezione di umiltà, però è importante non lasciarla passare in vano, quindi cerchiamo anche di capire cosa di buono possiamo imparare e dobbiamo imparare, perché diversamente sarebbe veramente uno spreco di tempo, di risorse, di vite umane, perché noi stiamo vivendo veramente una condizione che è unica sicuramente nella storia dell'umanità, per quello che è la storia delle nostre generazioni, perché è ovvio che da una generazione all'altra, poi fino a qualche generazione in trasferimento, la memoria si tramanda la memoria, si tramandano le esperienze. Quella della pandemia, grazie a Dio, insomma, anche grazie per quella che è la storia dell'umanità, sono cose talmente rare che avvengono durante i millenni da perdersi anche la memoria tra una generazione e l'altra. Noi abbiamo anche questa possibilità di vivere questo momento drammatico, ma credo che abbiamo anche il dovere di non lasciarlo passare in vano. Ecco, in questo qualcuno ha detto è una punizione, forse questo non credo sia così, certamente è una lezione, perché si può imparare moltissimo. Lei diceva in questo momento riscopriamo le cose che valgono di più, c'è un senso intanto dell'appartenenza ad un unico corpo come umanità, come famiglia umana, e poi c'è il ritornare all'essenziale, alle cose che valgono veramente di più, in primo luogo la vita delle persone e la tutela di chi è più debole, e forse anche il valore delle relazioni, no? Lasciando da parte gli orpelli, le cose secondarie, no? Ecco, in questo senso lei come sindaco di un comune che ha, credo, dei rapporti umani molto visibili anche, no? Perché non è una metropoli Monterosso, no? Cosa ha scoperto della sua gente? Cosa ha riscoperto della sua gente? Ma infatti diceva giustamente Don Fausto, il punto è proprio riscoprire l'importanza della relazione e la responsabilità della relazione. Noi dobbiamo pensare, dobbiamo convincerci del fatto, dobbiamo fare questa esperienza, che non ci salviamo da soli, che la mia salute è nelle mani di chi mi sta accanto, e chi mi sta accanto deve sapere che la sua salute è nelle mie mani. Quindi c'è questo rapporto bionivoco, questo rapporto di reciprocità, e la reciprocità specialmente anche in luoghi nel quale anche la ricchezza giustamente fa la sua parte, perché le Cinque Terre sono benedette da Dio in tutti i sensi, dal punto di vista della natura, dal punto di vista della risorsa economica, dal punto di vista ambientale, climatico. Però questa cosa ci può e ci deve far riflettere.
Sicuramente in un paese piccolo come Monterosso c'è anche questa quotidianità nei rapporti, questa confidenza con tutti gli abitanti, questo sicuramente aiuta a fare la propria parte, perché si riscoprono nei momenti di difficoltà anche la possibilità di lasciare da parte tante, magari anche che possono esserci state delle incomprensioni, delle difficoltà anche di rapporti, questo aiuta ad andare all'essenziale. L'essenziale è proprio la capacità di guardarsi negli occhi nei momenti di difficoltà e dire siamo insieme sulla stessa barca e chiunque rema per se stesso ma rema anche per gli altri. E forse ecco ultimamente anche nella cronaca, in quella che è stata la cronaca nazionale degli ultimi anni, anche degli ultimi mesi, l'avevamo un pochino anche perso il senso del bisogno, no? Forse questa pandemia, questa situazione ci mette nelle condizioni di dover chiedere aiuto, di dover essere coloro che hanno bisogno di aiuto, che dipendono dagli altri. E forse in passato è stato demonizzato anche un po' troppo il debole, colui che chiedeva aiuto, che arrivava da lontano, che aveva bisogno anche di essere riconosciuto come una persona che è sulla stessa barca con me, no? Perché noi viviamo davvero su questa navicella spaziale bellissima che è il mondo, che viaggia a velocità incredibile nell'universo e non ci rendiamo conto che siamo proprio anche molto piccoli. Siamo anche molto piccoli, siamo estremamente indifesi e anche tutta questa nostra presunzione di onnipotenza certe volte ci viene fatta, questo piccolo virus, questo esserino invisibile che si trasmette con una facilità enorme tra gli uni e gli altri e che instilla certe volte anche il dubbio del contagio rispetto alle persone che ci stanno accanto, ai nostri parenti, ai nostri amici, ci dà anche questa sensazione e ci ridimensiona anche come esseri umani e come appartenenti insomma a questo mondo. Io quello che vi posso testimoniare è che in queste settimane alle Cinque Terre, che sono sempre state prese d'assalto, noi sappiamo, è notizia di cronaca nazionale, noi alle Cinque Terre abbiamo ogni anno sui 3 milioni di arrivi, Monterosso ha 1400 abitanti, ma passa molti giorni durante l'anno, specialmente nei mesi centrali dell'estate, in cui decuplica le presenze. Noi arriviamo ad avere 10, 12, 13 mila presenze al giorno, però in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi la natura si sta riprendendo i propri spazi e ci dà anche questa lezione che sta andando avanti anche senza di noi, per certi versi forse anche meglio, perché si riescono a riascoltare suoni che prima con troppa distrazione non riusciamo a percepire, si riescono a riassaporare e a rivalutare, a riapprezzare anche colori, odori, sensazioni che molto spesso prima nella confusione anche riuscivano a essere veramente trascurati. L'altra mattina mi ha chiamato padre Renato dal convento dei Cappuccini, che noi abbiamo qua uno dei conventi più belli insomma della riviera, e c'erano le balene in mezzo al golfo di Monterosso, queste balene proprio quasi a ridosso della costa, con queste pinne enormi che si vedevano sbatteggiare sopra sulla superficie del mare, e anche questo è un segnale che la natura riesce a riprendersi i propri spazi e a darci una lezione. Ecco, guardi, stamattina è arrivata in redazione un'immagine, non sappiamo da che porto arrivi, ma guardi cosa c'era in un porto del nostro territorio, comunque del Mediterraneo, guardi un po' se la regia ce li manda, in mezzo alle barche, che sono tutte ferme, c'era qualcuno, le sta preparando, eh? Sono immagini che ce le siamo fatte girare tra di noi, ho detto chissà se ci sarà modo di vederle. Ecco, la regia le sta preparando, fra un attimo le vediamo. Lei ha parlato delle balene, meno male che non c'erano le balene, dove però c'erano degli altri. Ecco, vediamo un po'. Anche quella è una lezione che ci dà, dico, un fiore che si sviluppa insomma dalle rocce, dal piazzale, è anche un segno della vita che non si vuole arrendere. Ecco, queste sono le piccole lezioni che io penso che dobbiamo leggere. Penso che sia anche un'occasione
per sviluppare il nostro senso di fede, perché la fede non dipende dai luoghi. Diceva giustamente anche il Cardinal Bassetti nel suo intervento qualche giorno fa, che mi è piaciuto tantissimo, e la nostra fede è in un luogo o è nella parola? E in questo momento nel quale anche non si possono frequentare le parrocchie, non si possono frequentare le chiese, però poter riguardarsi dentro e cercare di riscoprire dentro qual è veramente il senso della nostra fede, il senso della nostra... Eccoli! Eccoli, guardi che belli. Sono in mezzo alle barche, ma come andano loro adesso? Certo, infatti, quello è bello. Sì, allora, quello che ci stava dicendo, credo che sia importante ricordare che c'è l'essere creatura che ci caratterizza. Non siamo onnipotenti, ci siamo messi davanti a una realtà che è da sempre, non è che l'abbiamo inventata adesso, è da sempre che è così, è che noi ce l'eravamo dimenticata. E come diceva sull'accoglienza, ci sono dei popoli, in mente l'Africa, che ogni tanto, dove ogni tanto vado, invece loro l'hanno molto chiaro questo fatto. Noi dobbiamo imparare, forse proprio rimparare da chi si trova spesso in queste difficoltà e noi non ce ne accorgiamo, per capire che siamo creature e non siamo onnipotenti. Allora, le chiedo un'ultima cosa. Ha fatto cenno all'istituto di ospitalità che avete da voi, quello di Padre Semeria. È la vostra... voi avete un fortino attorno a questo istituto, avete costruito un muro di difesa, mi risulta. Ci dica qualcosa a tal proposito. Sì, noi abbiamo questo istituto che ospita una settantina di pazienti, di nonni, e abbiamo circa 25 operatori sanitari che hanno lavorato, quindi un centinaio di persone questa struttura ospita quotidianamente. Quello che è stato fatto, io davvero rispetto e riconosco un grandissimo lavoro che è stato fatto dalla direzione, con la quale ci sentiamo quotidianamente oramai da più di un mese, per impostare anche gli interventi, e da tutti gli operatori, perché grazie a Dio davvero siamo rimasti per adesso immuni al contagio, e questo è anche soprattutto merito di chi quotidianamente sta attento a monitorare, a operare con grandissimo criterio, con grandissimo senso del dovere e responsabilità. Con la direzione sanitaria abbiamo concordato anche di fare questi test sierologici, sono stati fatti pochi giorni fa, sia a tutti i pazienti che a tutti gli operatori sanitari che sono risultati negativi, e questo insomma ci conforta anche in relazione al fatto che forse tutte le operazioni che sono state messe in atto nel nostro paese già da fine febbraio, che sono sanificazione settimanale delle strade, andiamo in giro tutti i giorni, due volte al giorno con la macchina della Polizia Municipale, con l'altoparlante, invitiamo le persone a rimanere a casa e di uscire solo per reale necessità, con i mezzi di comunicazione del Comune, WhatsApp, Telegram, la pagina Facebook, continuiamo a bombardare quasi, ecco, tutti i nostri cittadini, ma proprio per informarli di quelli che sono gli ultimi provvedimenti governativi, ma soprattutto anche per dare informazioni di quotidiana operatività, di necessità e per vivere il paese al meglio, questa condizione al meglio. Ecco, questa possibilità, questo tentativo che si è fatto di preservare al meglio soprattutto la struttura, che avrebbe potuto essere una polveriera, insomma, in considerazione anche della tipologia degli ospiti, ha dato per adesso i suoi buoni frutti. Io mi auguro davvero che tutto questo lavoro che è stato predisposto possa continuare, insomma, fino alla fine di questa crisi. Ecco, anche perché davvero sono i luoghi della fragilità quelli che dobbiamo custodire maggiormente, e purtroppo dove c'è più interazione, voi siete, ha detto prima, in un luogo benedetto da tutti i punti di vista, è davvero più difficile anche avere una tutela, costruire un fortino come avete costruito lì da voi. Signor Sindaco, la ringrazio di questo colloquio di questa mattina. Prego, prego. Sì, no, la lascio solamente questo, perché ieri stavamo ragionando proprio con il direttore della struttura, perché noi avevamo fatto partire oramai a fine gennaio un bel progetto che avrebbe coinvolto i ragazzi delle medie del paese, che sarebbero dovuti andare una volta a settimana proprio all'istituto per entrare in contatto con la fragilità, con il debole, no? con il disagio, perché io ci tengo molto, insieme alla direzione didattica, proprio di offrire ai nostri ragazzi
delle occasioni di staccarsi da questi tablet, da questi telefonini, da questi videogiochi, insomma, i quali sembra dipendano quotidianamente, ma entrano in contatto, possano entrare in contatto con l'umanità. E noi abbiamo queste persone, che sono anche persone fragili, che sono persone magari anche senza una rete familiare molto sviluppata, che sono persone che hanno bisogno anche solamente di un abbraccio, di un sorriso. Ed era stato sviluppato questo progetto che abbiamo chiamato Germogli di Ulivo, proprio perché l'ulivo è una pianta secolare, una pianta che porta in sé la tradizione, la conoscenza di secoli, e i germogli di ulivo sono quelle piccole pianti, quelle piccole frazioni di vita dell'ulivo che nascono da una tradizione secolare, da una memoria, no? E quindi mettere insieme i ragazzi giovani del paese insieme a coloro che ne tramandano la memoria. Questo progetto non è stato potuto portare avanti proprio per le cause che sappiamo di questa pandemia che stiamo vivendo, però insieme al direttore e alla preside ci siamo sentiti ieri, adesso saranno i ragazzi che produrranno degli elaborati per far sentire la loro vicinanza a questi nonni attraverso disegni, attraverso poesie, insomma, che veicoleremo. Quindi ogni bambino adotterà un nonno o una nonna della struttura e gli farà pervenire, insomma, il proprio sentimento di vicinanza in attesa, insomma, di riprendere questo progetto nel quale potranno anche interagire a quattro occhi quotidianamente. Però questa è un'altra occasione. Allora, signora Sindaco, se di questo verrà... È un'occasione, dico, di sfruttare... Se di questo verrà realizzato un video o c'è un riferimento, potremo parlarne. Nuovo, molto bello questo. Noi abbiamo fatto per Pasqua un concerto virtuale, doveva esserci un concerto di Pasqua, abbiamo messo insieme, fatto un patchwork di musicisti che sono riusciti a mettere insieme tutte le cose. So che a Monterosso Telepace si vede, quindi potrebbe essere anche proposto attraverso la nostra emittente, quindi far passare questo servizio dove magari se i ragazzi, se ci fosse qualcuno di voi che cuce questi saluti fatti anche in video, noi poi li trasmettiamo magari in questo spazio di Telepace con voi. Ovviamente coinvolgo sicuramente i professori e le maestre che saranno contenti perché l'hanno già fatto per altre attività, proprio qua per il problema del Covid, hanno fatto questo collage di buone pratiche, i ragazzi nostri delle medie, proprio un collage di buone pratiche per dare indicazioni alla cittadinanza su come comportarsi. E io l'ho mandato su tutti i canali di comunicazione del Comune, sul canale WhatsApp, Telegram, Facebook e sul sito istituzionale, proprio perché anche lì è stato particolarmente apprezzato, proprio perché sono i nostri bambini, i nostri ragazzi, che hanno recepito, rielaborato e hanno ritrasmesso ai loro genitori, ai loro fratelli maggiori, insomma a noi stessi, queste buone pratiche riviste, insomma, attraverso il loro punto di vista. Molto bene, grazie signor Sindaco, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi, buona giornata, a presto.